con noi mister Taffer. Allora mister, una partita molto sofferta e delicata quella di oggi, sotto di un gol nel primo tempo, nonostante le diverse occasioni create dalla sua squadra. Avete recuperato il gol di svantaggio nella ripresa, non è bastato. Cosa è mancato oggi? Purtroppo è mancato un po' di cattiveria agonistica, un po' di voglia che, di portare a casa questi tre punti, che mi fa strano perché non avevo avuto segnali, diciamo, in merito, perché col Fasano e con l'Ottaviano sotto l'aspetto agonistico hanno fatto due belle partite. Purtroppo oggi questo non ce l'abbiamo messo, e merito al Taranto. Adesso mister c'è il recupero mercoledì con la Fulgor Cuteano, come va preparato soprattutto in pochissimo tempo, e ancora vogliamo sapere qualcosa in merito anche a Linza, se riuscirà a recuperare già per la gara di mercoledì o meno. No, Erika non se ne parlerà o il 4 o l'11 novembre almeno, quindi dobbiamo fare a meno di lei per un altro po'. Poi abbiamo Gerardi che oggi è rientrata ma ha fatto pochissimi allenamenti, purtroppo non siamo tante, le rotazioni sono contate, cercheremo di preparare questa partita al massimo, e comunque un derby ce la giocheremo fino alla fine. Una partita, mister, come dicevamo all'inizio, molto sofferta, anche con qualche picco di tensione. Proprio infatti nel finale di gara abbiamo visto che c'è stato qualche parolina tra le calcettiste. Non so se ci può spiegare cosa sia successo proprio nei frangenti finali, dopo il fischio finale. Onestamente non mi sento di commentare, perché sono episodi che non riguardano me. Casomai se verrà mister Leotino ai vostri microfoni ve lo spiegherà lui, perché riguarda lui direttamente con delle ragazze che l'anno scorso stavano là e che quest'anno stanno da me. So cosa è successo, ma onestamente mettermi a parlare di cose che non mi riguardano direttamente non mi voglio esporre, per non fare polemica né col Taranto né con eventualmente con le mie ragazze. Perfetto, prendiamo atto della sua decisione, mister, una decisione saggia, e ringraziamo mister Dino Taffarel.